Atalanta, frenata per DKETLAERE. Si complica la trattativa per il passaggio di Charles de Ketelaere all'Atalanta. Mentre Bergamaschi e Milan avevano trovato l'accordo e il giocatore aveva accettato l'idea di trasferirsi in provincia, la richieste sue e del suo agente non sono piaciute alla Dea, che ha stoppato la discussione. Adesso il trasferimento è a rischio, anche se non ancora del tutto saltato. Juve, K.A.I.O. Jorge, voglio restare qui. Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare con questa maglia. Così K.A.I.O. Jorge, protagonista nella vittoria della Juve in amichevole contro la Next Gen con una tripletta. Inter, Audero a Milano, domani le visite. Dopo aver concluso l'operazione Sommer, L.A. Inter si prepara ad abbracciare anche il secondo portiere. Secondo Sky Sport, Emil Audero è infatti arrivato a Milano e giovedì si sottoporrà alle visite mediche prima di mettere tutto nero su bianco e diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Juve, Allegri. VLAHOVIC. Di fronte a offerte importanti. Vlahovic è il centravanti della Juventus, ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società, che ha l'obiettivo di diventare un club sostenibile. Io però non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento. Così il tecnico della Juve Max Allegri, dopo l'8-0 alla Next Gen. Il Chelsea frena sullo scambio per VLAHOVIC. Il Chelsea avrebbe fatto un passo indietro sullo scambio Vlahovic-Lukaku con la Juve. I Blues restano interessati all'attaccante serbo, ma non vogliono spingersi oltre l'ultima proposta di conguaglio da 25 milioni di euro bonus compresi respinta dai bianconeri. A Londra contano di cedere invece il belga in Arabia Saudita. Inter. SAMARDZIC a Milano per le visite. Lazar Samardžić è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche, che lo faranno diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Domani gli esami e poi la firma sul contratto dell'ormai ex Udinese. Barcellona, ufficiale KESSIEALLALAHLI. Frank Kessié è un nuovo giocatore di Al Ahly. Lo ha ufficializzato il Barcellona. FC Barcelona e Al Ahly SC hanno concordato un trasferimento di 12,5 milioni di euro per il giocatore Frank Kessié, si legge nella nota del club Blaugrana. L'FC Barcelona vuole cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente Frank per il suo impegno e dedizione e per augurargli tutto il meglio e ogni successo per il futuro. Lazio. Accordo con LA Juve per Luca Pellegrini. Luca Pellegrini è vicinissimo al ritorno alla Lazio. Dopo un lungo tira e molla, infatti, il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con la Juventus per un prestito biennale con obbligo di riscatto. Una volta scattato il riscatto, riferisce Sky Sport, il terzino sinistro, fortemente voluto da Maurizio Sarri, avrà altri 2 anni di contratto più 1 di opzione. Coro dello Juve Stadium, Lukaku non lo vogliamo. La sfida tra la Juventus Black di Massimiliano Allegri e la Juventus White di Massimo Brambilla è appena cominciata, gli oltre 20.000 spettatori dello stadium mandano un messaggio chiaro alla dirigenza. Noi Lukaku non lo vogliamo, il coro che si è alzato da tutto l'impianto. Sul fronte mercato, infatti, continuano a rincorrersi le voci di uno scambio tra Big Rom e Dusan Vlahovic con il Chelsea. Ma il popolo bianconero è ben schierato contro un eventuale approdo dell'ex interista. Il PSG mette sul mercato Sanchez, Roma più vicina. Importante svolta nella trattativa tra Roma e PSG per Renato Sanchez.
Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport al centrocampista portoghese, insieme a Verratti, Neymar, Ekitike e Bernat, è stata comunicata ufficialmente la decisione che non rientra nel progetto. La comunicazione è stata data direttamente dal DS Campos e dal tecnico Luis Enrique. A questo punto è molto probabile un'apertura da parte del PSG al prestito con diritto di riscatto offerto dal GM giallorosso Thiago Pinto. Fiorentina. Visite mediche per Nzola e Christensen. Visite mediche per Mbala Nzola e Oliver Christensen a Firenze, in attesa dell'ufficialità dei loro acquisti da parte della Fiorentina. Il primo è stato l'attaccante proveniente dallo Spezia per 13 milioni, già esperienze con Vincenzo Italiano a Trapani e nel club Ligure. Poi è stata la volta del portiere danese prelevato dai Viola dall'Hertha Berlino per 5 milioni più uno di bonus. I due giocatori approdano a titolo definitivo. PSG, Neymar e Verratti sul mercato. E agli sgoccioli l'avventura al PSG di Neymar e Marco Verratti. I due, insieme a Renato Sanchez, Hugo Ekitike e Juan Bernat, sono stati convocati dal DS Campos e dal tecnico Luis Enrique, che ha comunicato loro di non rientrare nel progetto e che quindi saranno ceduti. Lo riporta RMC Sport. Wolverhampton, Gary O'Neill è il nuovo allenatore. Gary O'Neill è il nuovo allenatore del Wolverhampton. L'ufficialità è giunta nella stessa giornata dell'addio di Lopetegui. Il club ha dato il benvenuto al tecnico tramite i propri canali ufficiali. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS. Luton Town, ufficiale LACQUISTO di Ross Barkley. Ross Barkley torna in Premier League. Il giocatore, come riporta tutto Mercato Web, ha firmato un contratto con il neopromosso Luton Town. Accordo Marsiglia BESIKTAS, MAMALINOVKSYI vuole l'Italia. Marsiglia e Besiktas avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Ruslan Malinovic dalla Francia alla Turchia, ma l'ucraino alza il muro. Olom andrebbe 1 milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ma nonostante l'aumento di ingaggio proposto dai turchi, il centrocampista avrebbe detto di no perché la sua volontà sarebbe quella di tornare in Italia. Su di lui, nelle scorse settimane, il Torino. Fiorentina, attenta. LAI Lunga AX le prova tutte per Josip Sutalo. La Fiorentina aveva messo nel mirino Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, ma l'Ajax si è inserito prepotentemente e ha inviato ben 4 offerte di fila ai croati, l'ultima sembra quella buona, da 23 milioni bonus compresi. La Viola, quindi, dovrà guardare altrove per rinforzare la propria difesa. A riportare la notizia è tutto Mercato Web. Napoli. Interesse per Julio e NCISO del Brighton, affare molto difficile. Il Napoli, secondo The Telegraph riportato da AS, sarebbe interessato talento classe 2004 del Brighton Julio Enciso. La squadra di De Zerbi, però, non ha nessuna intenzione di vendere il giocatore paraguaiano, visto come il futuro del club. Leicester, AUN passo LARRIVO di Cesare Casadei. Il Leicester è a un passo dall'acquistare Cesare Casadei dal Chelsea in prestito. Il club inglese, che aveva sul tavolo anche una offerta dal Genoa, ha preferito far continuare la carriera dell'ex Inter in Inghilterra. A riportare l'operazione è Fabrizio Romano, che precisa come manchino ancora firma e visite mediche prima dell'ufficializzazione. Manchester United, dialogo per il rinnovo di Wan-Bissaka. Il Manchester United ha intenzione di rinnovare il contratto di Wan-Bissaka e ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore.
Come riporta tutto Mercato Web, il contratto dell'esterno è in scadenza nel 2024, è presente una clausola unilaterale per il 2025, ma l'obiettivo è andare oltre e firmare un accordo più lungo. Maguire saluta il Manchester United, andrà al West Ham per 35 milioni. Harry Maguire sta per lasciare il Manchester United dopo 4 anni e un trasferimento record di 87 milioni per un difensore. Su di lui è piombato il West Ham pronto a pagare una cifra di 30 milioni di sterline, quasi 35 milioni di euro. Gli Hammers hanno inseguito il difensore inglese per tutta l'estate dopo che gli era stata tolta la fascia di capitano del Manchester United. Sondaggi c'erano stati anche da Chelsea e Tottenham, secondo Sky Sports ora sono gli Hammers favoriti, con un accordo di principio con lo United per un valore di circa 30 milioni di sterline. Lipsia, l'erede di Gvardiol e Luka del Lione. Il Lipsia è molto vicino a chiudere l'affare Lukeba con il Lione. Il giocatore, secondo Fabrizio Romano, è l'erede designato di Josko Gvardiol che si è trasferito al Lione. Eden Hazard, tre opzioni per il futuro, MLS, Brasile o Arabia. Eden Hazard, dopo la non felice esperienza al Real Madrid, è in cerca di una nuova squadra. Dalla MLS si è proposto il club canadese dei Vancouver Whitecaps, opzione però poco attraente per il giocatore. Dal Brasile invece proviene l'interesse del Botafogo. Il giocatore piace moltissimo a John Textor, proprietario del club. Non ci sono però offerte ufficiali. La terza opzione è l'Arabia Saudita, ma non ci sono al momento nomi di squadre in lizza. Inter, il baby Fontanarosa al Cosenza. Prima esperienza fra i professionisti per Alessandro Fontanarosa. Il difensore centrale classe 2003 lascia l'Inter per approdare al Cosenza in Serie B con la formula del prestito. Atalanta, latte LATH verso il Middlesbrough. Ha fatto bene in ritiro, ma Emmanuel Latte-Latt sembra essere destinato a lasciare l'Atalanta. La Dea, infatti, starebbe trattando la cessione del giovane ivoriano col Middlesbrough che è pronto a offrire al classe 1999 un quadriennale con opzione per il quinto anno. Udinese, Fabiana Roma per le visite mediche. Secondo quanto raccolto da FH Inter 1908, Giovanni Fabian è arrivato questa mattina a Roma dove sosterrà le visite mediche per l'Udinese. Nel frattempo Samardžić attende si sistemare gli ultimi dettagli prima di raggiungere Milano e sostenere nella giornata di giovedì i test e poi aggregarsi al gruppo al rientro dell'Inter dall'Austria. West Ham, no al City per Paquetá. Il West Ham ha detto al Manchester City per Lucas Paquetá. L'offerta da 70 milioni di sterline è stata ritenuta insufficiente e gli Hammers non hanno intenzione di privarsi del brasiliano che ha una clausola di rescissione da 85 milioni di sterline valida però solo dal giugno 2024. Burnley, ufficiale LA cessione di WHEGHORSTALLHOFFENHEIM. Il Burnley ha ufficializzato tramite i propri canali la cessione in prestito per un anno del centravanti olandese Vegard Solofenheim. Dalla Turchia, Juve, 30 milioni per Zaniolo. La Juventus non molla la pista Nicolò Zaniolo. Secondo Fanatic, infatti, il club bianconero avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro bonus compresi, una cifra vicina alla clausola da 35 milioni inserita nel contratto dell'ex giallorosso. Il Galatasaray, dopo aver preso Tete dallo Shakhtar, apre alla cessione dopo solo 6 mesi dell'italiano. Atalanta, fatta per LA cessione di Ilunga OHIM Male al Wolfsburg.
L'Atalanta ha praticamente concluso per la cessione di Joachim Mahle al Wolfsburg, 13 milioni di euro per il laterale, a titolo definitivo. Manca l'ufficialità, che potrebbe arrivare in giornata. BELTRAN, ultimo gol col River, LA Fiorentina lo aspetta. Il River Plate esce ai rigori dalla Libertadores. Passano i brasiliani dell'Internazionale. Il prossimo attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha messo a segno un penalty, timbrando quello che dovrebbe essere l'ultimo gol in maglia Millonarios prima dell'approdo a Firenze. Nelle prossime ore l'attaccante classe 2001 dovrebbe prima fare ritorno a Buenos Aires e poi prendere il volo che lo porterà in Italia per iniziare la sua nuova avventura in viola. Napoli, preso Jens Chiai Lunga UST e dal Rennes. Il Napoli sferra un colpo a sorpresa. È fatta per il 23enne svedese Jens Kajuste, centrocampista del Rennes. Mediano, Kajuste è atteso a Napoli per le visite mediche di rito e la firma del contratto. Nell'ultima stagione 31 presenze e 3 reti realizzate. Bayern Monaco, Kepa è LA richiesta di THEL per LA Porta. Thomas Tuchel avrebbe chiesto, secondo Sport 1, l'acquisto di Kepa dal Chelsea. Attualmente, dopo l'addio di Sommer e Nubel e con il nuovo infortunio di Manuel Neuer, il Bayern Monaco ha a disposizione solo Ulreich tra i pali. La Bundesliga inizia il 18 agosto, e per quella data il tecnico vuole assolutamente un estremo difensore affidabile. Le alternative sono Geronimo Rulli del Villarreal e Bunu del Siviglia, messo alla porta dall'allenatore Mendilibar che preferisce Dimitrovic.